Facciamo un giro velocissimo. Ma solo su un po' per fare, visto che l'abbiamo toccato, che diciamo, in qualche modo siamo sinergici. Sì, la positiva è che una volta che gli eventi riescono ad arrivare a Roma, e dico una volta che riescono ad arrivare a Roma, ovviamente l'attendance dei partecipanti si eleverà. Chiaro. Diciamo che noi nel mercato delle sfide internazionali l'Italia e Roma è completamente fuori. Cioè Roma oggi non è in grado di ospitare un evento internazionale di grandi dimensioni, se non con la capacità dei singoli, diciamo, di partecipare a queste sfide, alle candidature internazionali, come sono vedette dei grandi eventi, con una, veramente una capacità di, perché non c'è il sistema, cioè in tutti gli altri paesi del mondo esiste un ufficio del comune che in automatico dà il patrocinio, che dice che il comune ospita volentieri, che il singolo è venuto, che dà una serie di, diciamo, di supporti, esistono supporti, servizi, trasporti, esistono. Cioè, in Italia nulla di tutto questo. Io sono 45 anni, avevo 5, sono figlia d'arte, perché mia mamma ha inventato, diciamo, una delle persone che nel turismo congressuale ha inventato questo mestiere in Italia. E io ricordo che andavo veramente nelle prime bambine a pantaloncini corti, si parlava del Convention Bureau. Due anni fa, con Tor Vergata e la Sapienza, abbiamo presentato alla Camera di Commercio di Roma, all'epoca nel Montello, il progetto del Convention Bureau per Roma. Roma non è il Convention Bureau. Cioè, vedi, quindi veramente parliamo di settori in cui ci sarebbe da dire si parla sulla forza eroica, ecco, poi la Crea di Roma e la Nuvola, quando la vedremo, che voglio dire, ad oggi i nostri interlocutori internazionali non si accontentano di Inter, vengono a fare le sketch and visit, e quando vedono il cantiere nel 2014 dicono veniamo in Italia, perché giustamente il tedesco, il finlandese, il belga, che vedono un cantiere di cui non scelgono Roma, quindi voglio dire, cioè, su questo c'è molto da fare. Assolutamente, su questo purtroppo sono ottimista e continuo.